di professione, la mia è una storia molto triste, una storia che fa riflettere. Faccio il trovo perché essenzialmente è un lavoro pagato come tutti gli altri, un lavoro che non si differisce moralmente da tutti gli altri lavori, perché l'avvocato cosa fa l'avvocato? L'avvocato frega la povera gente, il medico specula sulle disgrazie, sulle malattie, e dal punto di vista etico morale fare il trovo non è né più né meno che un lavoro disgraziato come tanti altri. Si specula sulla situazione di fatto che in realtà andrebbe combattuta. Io faccio il trovo proprio per ironia della sorte, il mio operare è esattamente a favore di coloro che mi hanno ridotto così. Sì, perché io facendo il trovo sostengo tutta la classe politica che a pensarci bene, nei fatti sono stati loro a ridurmi in miseria e non mi hanno dato un futuro. Io non sono uno stinco di santo, non lo sono affatto, e se potessi fregare qualche duro per creare dei vantaggi o per fare qualche piccolo profitto, non ho, per dire, non lo faccio anche, però mi hanno costretto così. Sono una società che ho provato a trovare un lavoro onesto, di fare qualche cosa. Ho aperto anche anni fa, ho aperto un'attività privata e c'erano troppe tasse, ho dovuto chiudere. Sono andato a battere, a bussare alla porta di diversi imprenditori, gente che conoscevo, amici, però un lavoro, se trovi qualche cosa per tirare avanti una giornata o due, ti fanno fare qualche cosa, sembra che vai a chiedere l'elemosina. In una situazione così è veramente difficile vivere. Uno rimaneva in mezzo alla strada e oppure qualche cosa, io la pagnotta me la devo guadagnare. Io ho iniziato a fare questo mestiere che essenzialmente consiste nel buttare discredito alle forze politiche che cercano di dare un'area di democrazia al sistema Italia. Sì, perché con l'avvento delle forze di politiche che si basano sulla democrazia, la democrazia diretta, è chi nella stanza dei bottoni, i cosiddetti politici di professione, hanno preso paura. Si sono resi conto che i mezzi tradizionali di propaganda, quali che vuoi giornali, non funzionano più, sono dei mezzi che hanno perso la loro efficacia e quindi si stanno anche loro riversando sul web e lo fanno buttando discredito, creando, pagando d'arte gente come me che butta discredito su tutto e su ogni cosa, gente che opera ad arte nel web per sputtanare tutti coloro che di fatto vogliono apportare un cambiamento che potrebbe vedere gli interessi della classe politica. A me pagano un tanto, ogni qualvolta riesco a distruggere una discussione che può portare a qualche cosa di positivo per i cosiddetti sostenitori della democrazia. Ogni qualvolta qualcuno apre un argomento su Facebook, su Twitter e compagnia bella, io nel mio operato intervengo e butto discredito. Inizialmente la mia tecnica è quella che cerco di smontare con dei link, buttando delle informazioni che essenzialmente sono riporto le informazioni degli organi di propaganda, TV e giornali, che anche loro mettono falso. Se non ci riesco in questo modo, la tattica consiste nel denigrare l'avversario, di farlo passare per colui che è quello delle scie chimiche, è quello degli UFO, è quello che non crede allo sbarco sulla Luna. Così il lettore viene, il lettore che segue il topic, che segue l'argomento, e viene indotto a credere che dall'altra parte quello che sta dalla parte della ragione, quello che vuole in qualche modo portare anche delle idee democratiche a vantaggio della sovranità popolare, viene indotto a credere che quello lì è un cazzaro, è un qualche numero invasato.
fatto per mangiare qualche casino, altrimenti non potrei fare una vita normale in Italia. Se io ho una famiglia e un futuro, è perché c'è questo lavoro, pur disgraziato che sia, c'è un lavoro, ce l'ho questo qua. Io purtroppo non ho avuto modo di studiare, ho interrotto gli studi in maniera, non è stata per colpa mia, ho avuto delle disgrazie in famiglia e purtroppo i lavori che richiedono bassa professionalità ce li hanno portati via gli immigrati e il lavoro di manovalanza non posso andare a raccogliere i pomodori nei campi per 400 euro al mese, quello può fare l'immigrato che mangia un piatto di couscous e viene in una camerata con dentro altre 7 persone, quello ce la fa starci dentro. Io l'unica possibilità che avevo era o di fare il troll in questo modo qua, o di ammazzarmi, o non so, o vivere gli espedienti. Tra le tante cose cattive, forse fare il troll è quella più giusta. E non ho rimorso, sì, lo dico francamente, io non ho rimorso perché la colpa non è mia, la colpa è della società.